ti cambierà il cervello. Se fosse, io continuo, so, i sondaggi sono stati fatti, i soci sono contrari al ritorno di Monimare, l'hanno detto in tutte, sì, in tutte le salse, quindi cioè, se chi vuole assumere la presidenza si fa carico di Monimare, sa benissimo che poi ci avrà una contestazione interna, questo è proprio fuori. Lo vogliono i senatori, Max, i senatori lo vogliono. Ma i senatori devono stare attenti, perché se si va alle elezioni anticipate a giugno, non lo so quanti ne rimangono di senatori, perché se non le vince il candidato continuista di Bartomeu, molti vanno via, perché Chavi non li vuole allenare, perché sa che questa gente non corre e non si allena. Chavi non li vuole allenare i suoi ex compagni, perché sa benissimo che sono 3 anni che non si allenavano. E questa alzata di Piqué, Maxi, Piqué è uno di quelli che a gran voce ti vuole Neymar. E certo, vorrei vedere, che così continua a fare i suoi affari. Piqué, e non si allena. E non fa comprare un difensore che può servire al Barça, perché lui pensa che può fare il titolare. Questo, però, se noi dobbiamo bacchettare Abidal e la giunta direttiva, dobbiamo anche bacchettare i giocatori, che sono 3 anni che comandano, che sono 3 anni che fanno i loro porci comodi, che sono 3 anni che hanno buttato fuori i soci dall'aereo delle trasferte, perché gli davano fastidio a qualcuno che faceva firmare qualche maglietto o faceva una fotografia. Hanno perfino messo le guardie private vicino alle loro case. Non fanno più accedere i soci a vedere gli allenamenti. E diciamole le cose, perché questi non sono dei santi, compresi Messi, non sono dei santi, attenzione, si stanno comportando male da 3 anni, e aver scelto Malverde è stata anche questa conseguenza, non volersi allenare, e non si, voi mi insegnate che i titoli non si vincono se non lavori e non ti alleni. Non puoi vincere solamente pensando che sei il giocatore più forte del mondo o pensando che c'hai il giocatore più forte. Però questi, i sudamericani, la mentalità dei sudamericani è questa, nel loro bene e male, è questa, è che si vince grazie alla loro tecnica e non invece al lavoro e alla tattica, e questo è un grave errore che paghiamo. L'abbiamo pagato a Roma, l'abbiamo pagato a Liverpool, l'abbiamo pagato a Leganés, in tante altre situazioni dove abbiamo fatto dei danni. Benissimo, allora scusate lo sfogo, però insomma la tertulia è fatta anche di questo, Giuseppe sarà bravo a dare lo spunto. Caro direttore, io ti ringrazio di essere stato con noi. Ti leggiamo grazie sempre su Passione del Calcio, quando vuoi i tuoi audio ovviamente passano tutte le settimane, quando vuoi in questi momenti anche difficili, complicati, insomma la tua opinione dà sempre un aiuto al tifoso culé. Gentilissimo Maxi, un saluto veramente di cuore a tutti i radioascoltatori tifosi blaugrana, sempre visca il Barça, sempre, perché comunque non arrendiamoci mai, perché gli obiettivi quest'anno, comunque ancora per adesso, nessuno degli obiettivi è venuto meno, perciò bisogna sempre crederci fino in fondo. Benissimo, ciao Stefano, grazie, buonanotte. Ciao Stefano. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ciao Max, ciao a tutti, buonasera, buonanotte, grazie. Giuseppe, invece, per chiudere con te, come facciamo a leggere i tuoi articoli, il tuo blog? Io li chiamo dei fondi, o dei fondi, dei commenti, mettete come un fondo di un grande giornale. Oltre ad andare sui social Radio Barça Italia, dove dobbiamo andare? Diccelo il link. Su FC Barcelona football.wordpress.com. E l'ultima cosa che ti chiedo è questa: da socio, quanto pensi che potremmo andare alle elezioni anticipate a giugno? Che dovrebbe succedere? Non lo pensi? Non lo penso, io lo spero, ma non lo penso. Io credo che questa giunta arriverà alla scadenza del mandato, del suo mandato naturale.
è quello che penso anch'io, ci dovrebbe essere veramente una grande catastrofe. Io non la dico perché per scaramanzia, non dico, ma ci deve essere veramente una grandissima catastrofe a partire da domani sera. Giuseppe, grazie, ci sentiamo, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori domani sera alle 21 per la Radio Cronaca tra il Club Bilbao e Football Club Barcellona, e poi insomma per i commenti del post partita insieme alla nostra Giusy Zaffiro. Grazie Giuseppe, buonanotte. Una buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Giuseppe. Benissimo, allora andiamo di corsa. Antonio Galletti, dice: a brutte sensazioni per domani, e più ci dice che domenica sera, vedendo il Barça, si è addormentato durante il secondo tempo e non sa che il Barça lo sta annoiando. Lui spera di no, neanche con Valverde gli succedeva di addormentarsi. Spero bene per domani. Voleva fare gli auguri a due nostri avversari, a Moneymar e a Ronaldo, che oggi, a Cristina, che oggi compiono rispettivamente 28 e 35 anni, e grazie sempre per i complimenti per la trasmissione. E poi dice sul Moneymar che lui lo rivoleva, ma con i francesi imbroglioni è impossibile trattare questo. Intanto diamo grazie a Giovanni Meleri che ce lo appunta, diamo l'aggiornamento per la partita tra Mirandes e Via Real, che è in gioco all'ottantesimo. Il Mirandes vince 3-2, sta vincendo 3-2, passerebbe il turno, la squadra di seconda arriverebbe alle semifinali dopo il risultato a sorpresa ieri, che il Granada ha battuto il Valencia, i campioni in carica del Valencia, mentre il basket sta ancora il quarto al nono minuto, il Barça è sotto di 3 punti, 75 a 72 a Valencia, però adesso ce lo facciamo raccontare da Maurizio Cravello. Io direi che ci possiamo andare nella pausa e ci andiamo ad ascoltare. Chi ci andiamo ad ascoltare? Andiamoci ad ascoltare Abidal, proprio le parole di Abidal, che dice, che parlava del delantero. Allora compro il delantero, non compro il delantero, però il delantero deve essere buono per comprarlo, e quindi lo ascoltiamo, rientriamo subito dopo. Sí. ¿Cómo se entiende que te falta un delantero como Suárez, que se lesiona? Ousmane Dembélé también está lesionado y es un jugador que ojalá se recupere, pero ha tenido varias lesiones. Pero además salen Carlas Pérez, sale Abel Ruiz, uh-huh, e incluso sale Marqués. Uh-huh. Y solo llega de delantero Rey Manaj. ¿Cómo se entiende eso a nivel de planificación? Porque claro, es lo que tú dices. Supongo que estarás sufriendo porque ningún delantero más se lesione. No, es tema de sufrir. Siempre se puede criticar al momento o después de haber tomado una decisión. Que sepas que el Barça nunca ha echado a jugadores. Un jugador que se va es que toma la decisión de irse. A partir de ahí, sí, el nivel de planificación, bueno, lo hemos vivido un poco antes, cuando Ousmane no estaba y había otra lesión que subió Carlos Pérez y subió Ansu Fati. Así que son jugadores que de talentos. Hoy está solo Ansu, pero contamos también con los jugadores de la cantera. Habéis visto que Collado ha subido con primer equipo, que Riqui ha subido con primer equipo y algunos otros más que ya están en la lista de UEFA y que también tienen un ojo sobre ellos, porque son jugadores también de talento que nos pueden ayudar. ¿Quiere decir eso que Collado, Riqui y no sé si Araujo también en ese segundo tramo de temporada entran en la dinámica de primer equipo ya? Bueno, ojalá por ellos. Tú sabes que para ellos entrar con el primer equipo seguramente es algo muy bonito, pero también ayuda a los jugadores a crecer, a tener más, ¿cómo decir? Más confianza y aprender seguramente más rápido. Y la decisión siempre será del entrenador, pero nosotros como club confiamos mucho en ellos. Justificabas antes el tema del dinero, que ha condicionado mucho este mercado para poder traer al 9. Erick Abidal, ¿está satisfecho con el trabajo que ha hecho? ¿O si hubiera dependido de ti, hubieras buscado todavía otra alternativa?
Bueno, siempre hay que estar contento. Es verdad que en este mundo, pues, cada uno tiene su opinión. Asumo la parte de riesgo que nos toca ahora, con una plantilla más corta y la decisión de no traer a un 9. Pero bueno, yo confío en el equipo, confío en los directivos. Estamos haciendo un trabajo, creo que espectacular, pensando en el corto, medio y largo plazo. Y es verdad que ahora, en el momento de tomar la decisión del corto plazo, pues hay algunos matices, ¿no?, que entran al momento de negociar. Pero bueno, yo asumo totalmente la decisión. Entre no traer un futbolista que os llene absolutamente, no sé, como Rodrigo o como Aubameyang, que yo creo que era un jugador también que podía gustar, uh-huh, y no traer... Eccoci che siamo di nuovo in diretta qui su Radio Barça Italia, e questa ovviamente non poteva mancare la parte del basket, e diamo il saluto al nostro Maurizio Gravello. Ciao Maurizio. Ciao e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, il Barça è davanti di un punto, se non sbaglio, vero, sul Valencia? Sì, avanti di un punto, 77-76, è stata sotto praticamente tutta la partita, nel senso che praticamente è stata una partita molto molto difficile, e il Valencia, lo si sapeva, era una squadra in forma, e per cui, come ci eravamo già detti la scorsa settimana, sarebbe stata molto difficile, è stata difficilissima per tre quarti, finito in questo istante abbiamo... Valencia ha sbagliato l'ultimo tiro, Barcellona vince di un punto, 77-76. Benissimo, benissimo, questa è una bella notizia. Diamo il benvenuto a Albert Parera, come stai Albert? Ciao, buonasera a tutti. Allora, Albert, che sei stato al Palau Blaugrana la settimana scorsa, se non mi sbaglio, vero? Certo, sono stato per vedere, dopo partita del calcio, per vedere il basket contro il Zenit San Pietroburgo. Contro il San Pietroburgo, esattamente, che abbiamo vinto 94-72, e che comunque, due parole le diciamo, Maurizio, perché noi eravamo, sì, il collegamento abbiamo fatto, no, mercoledì. Ma poi attenzione, e c'è stato un giallo in quella, ecco, partita, perché al 25esimo minuto si è fatto male, sembrava si fosse fatto male Mirotic, per cui è praticamente il dramma assoluto. Alberta, che è successo a quel 25? Come è stata presa dal Palau questo infortunio di Mirotic, che poi alla fine non è stato un vero e proprio infortunio? Come l'avete presa al momento del quando l'avete visto? Sì, devo essere sincero, e sono rimasto là nel posto fino alla fine, da solo vedendo la partita. Non ricordo io un momento al momento, no? di questo genere. Vabbè, che poi si è ripreso Mirotic, no? No. Mirotic al 25esimo minuto praticamente all'inizio terzo quarto ha avuto un risentimento muscolare, è uscito e non è più entrato. Non è più entrato, va bene. Diciamo che quando succede a Mirotic non è come con Messi, però insomma, in questo momento è il giocatore più forte che ci abbiamo, questo è fuori ombra di dubbio. Senti, vai Maurizio, finisci. Non so se ti ricordi, Max, quella partita, non so, mi ricordo se era di campionato era di campionato contro il Valencia, quando si lesionò il gomito cadendo. Siviglia. E fu il dramma assoluto. Esattamente. Quando invece si fa male è una cosa... E c'è sempre un alone, dici, speriamo niente di grave, per la stessa cosa per Mirotic. Esattamente. Comunque la partita con lo Zenit, comunque poi alla fine è stata come da pronostico, no? Sì, assolutamente, come da pronostico, come lo è stata la partita contro il Betis del weekend, una partita facile. Questa contro il Valencia invece era un test molto molto difficile, molto difficile. Ecco, tu l'avevi detto la settimana scorsa, che era veramente un test difficile, e che sarebbe stato il Barça, era anche una prova importante per il Barça andare a fare risultato a Valencia. Sì,
assolutamente. E tieni presente che adesso cito a memoria l'andamento della partita, posso sbagliarmi, ma il Barça non ricordo i primi minuti, ma da un certo punto di vista in avanti, cioè è andato avanti 77-76 all'ultimo minuto, sì, sennò sì. È sempre stato sotto. Sempre stato sotto, sempre stato sotto. E dopo tre